siamo di te, nella gioia di chi crede, vieni amato buon Gesù. O Signore Redentore, vieni, vieni, non tardare. O Bambino Re Divino, dona pace ad ogni cuore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio grande e misericordioso, prepara con la tua potenza il nostro cuore a incontrare il Cristo che viene, perché ci trovi degni di partecipare al banchetto della vita e ci serva Egli stesso nel suo avvento glorioso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succolenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegramoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore
Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Alleluia, alleluia. Ecco viene il Signore a salvare il suo popolo. Beati coloro che sono preparati all'incontro. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. Tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodavano il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. E pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà
portando via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. È sempre forte quella affermazione di Gesù quando si trova tutta questa folla e ad un certo punto dice il Vangelo che lui sente compassione. È bellissimo questo. Gesù ha compassione di noi, ha un cuore compassionevole. Abbiamo sentito da 3 giorni che stanno appresso a lui, è pieno di malati. Gesù dice che è venuto per gli ammalati e non per i sani. E tutti noi siamo ammalati, attenti, non solo nel corpo, ma soprattutto siamo ammalati nello spirito, perché siamo deboli e fragili, perché facciamo quella triste esperienza che si chiama peccato, e il peccato è una malattia spirituale, è una malattia che ci allontana da Dio. Ma lui sente compassione per noi, cioè lui ci vuole salvi. Vedete che vuole saziare questo popolo, vuole saziare questa gente. Gli apostoli brontolano e dicono: ma non abbiamo nulla. Gesù dice: ma cosa avete? Pochi pani e pochi pesci. E allora con la vostra collaborazione aiuterete a sfamare questa folla. Perché Gesù, attraverso quella collaborazione degli apostoli, dei suoi discepoli, moltiplicherà quei pani e quei pesci e sfamerà quella folla. Perché la sfama? Perché ha compassione. Guai a noi, e lo sento spesso dalla voce dei cristiani, guai a noi quando diciamo: il Signore mi ha abbandonato, il Signore non mi guarda più. Non è vero. Il Signore è sempre con noi, il Signore ci guarda sempre, il Signore ha sempre compassione di noi, siamo noi che ci allontaniamo da Lui. Siamo noi che a volte il nostro amore verso di Lui è così freddo e dobbiamo scaldarlo noi questo cuore. Gesù sfama questa folla con i pani e con i pesci. Qui ci dobbiamo vedere anche un simbolo, che è quello dell'Eucaristia. Gesù che ci sfama anche fra poco con il suo corpo e con il suo sangue. E quanti cristiani oggi non sentono più la necessità, il bisogno di sfamarsi di questo pane, il pane sovrasostanziale, il pane dell'Eucaristia. San Pio, quando si trovava malato e non poteva celebrare l'Eucaristia, si lamentava e diceva: come faccio oggi non potermi sattolare delle carni del Signore? Ma come fanno i cristiani a non nutrirsi tutti i giorni del pane eucaristico, fratelli e sorelle?
Gesù dice che li vuole sfamare perché non devono essere sfiniti lungo la strada. L'Eucaristia che noi riceviamo quotidianamente è quel pane che ci dà forza, è il pane che ci fa andare avanti, è il pane del cammino. Quel pane è il corpo di Gesù. Pensate che bello, noi veniamo saziati delle carni di Gesù. E questo corpo di Gesù che ci dà forza, è questo corpo di Gesù che ci fa camminare, è questo corpo di Gesù che ci fa evitare il peccato, è questo corpo di Gesù che ci aiuta nelle tentazioni. È come il profeta Elia che viene saziato da quella vedova e non morirà, perché quel pane gli darà forza. Anche lì c'è sempre il simbolo dell'Eucaristia. Ecco, fratelli e sorelle, Padre Pio ci esorta a mangiare di questo pane, e lui esorta a mangiarlo tutti i giorni, perché appunto è il pane del cammino, è il pane che ci dà la forza. Ma guardate che bello il mattino presto partecipare all'Eucaristia, nutrirsi della sua parola e poi nutrirsi delle sue carni. Uno va a lavoro contento, ha una forza in più. Preghiamo la Madonna in questa novena dell'Immacolata, questa novena che ci prepara alla sua solennità. Lei che ha dato al mondo questo figlio che è Gesù di Nazareth, lei che lo ha allevato, lo ha amato, lo ha custodito prima nel suo grembo virginale e poi lo ha dato a noi. Ecco, preghiamo la Madonna che questo pane non ci venga mai a mancare. E ringraziamo Gesù perché ha compassione delle nostre anime. Amen. È una moltitudine di malati ed indigenti quella che circonda Gesù, ed egli ha per tutti attenzione e tenerezza. Rincuorati dalla sua bontà, osiamo anche noi fare appello all'Altissimo Signore. Diciamo insieme: e fondi in noi la tua grazia, o Signore. E fondi in noi la tua grazia, o Signore. Il regno di Dio è simile a una sala del banchetto nella quale egli effonde con larghezza i suoi doni. Perché ci disponiamo ad accogliere Cristo Gesù come il regalo supremo del cielo alla terra. Preghiamo: e fondi in noi la tua grazia, Signore. Alla mensa di Dio sono attesi tutti gli uomini, perché sappiamo manifestare riconoscenza a Dio per la fede e la grazia che ci sono state concesse
impegnandoci a guidare anche i fratelli incontro al Signore. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. Alla mensa di Dio, gli ammalati e gli infermi che si stringono attorno al Salvatore sono l'immagine dell'intera umanità che solo in Lui può trovare speranza, redenzione e salvezza. Perché le prove dell'esistenza aumentino in noi il bisogno e la ricerca di Lui. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. La compassione del Maestro per le umane afflizioni ci garantisce sulla sua capacità e volontà di comprensione e di soccorso, perché sappiamo conservare fiducia nella sua bontà e nella sua potenza. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. Perché sia asciugata ogni lacrima dal volto di tutti i nostri defunti. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. Se il tuo regno è universale ed eterno, concedici, o Dio, pieno di grazia e di verità, di sentirci degli invitati della prima ora e di condurre una vita degna di così alto destino. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo
gli apostoli, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di Dio. Dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto. Corpus Christi, custodia tua anima e vita eterna. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste del Natale per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.